Molte persone dicono che le moto sono costose, ed in parte è vero, dipende cosa prendi, ma se vi dicessi che per 2.000-2.500 euro al massimo puoi comprare una moto che fa qualsiasi cosa e che ti porta ovunque e che è adattissima per un viaggio intorno al mondo con bassa manutenzione e resistenza estrema, cosa mi dici? È troppo poco? Pensaci di nuovo. Questa è la Honda Transalp 650, costruita dal 2000 al 2008. La linea è ancora molto moderna se pensate che è una moto che ha quasi 20 anni. Torniamo indietro un po' con la storia, torniamo a un'epoca in cui le moto giapponesi dominavano letteralmente le strade. La Honda vince la Parigi-Dakar, il rally appunto da Parigi a Dakar, nel 1982, nell'86, nell'87 e nell'88 e lo rivince ancora nel 1999. Sulla schiena di questi successi, sulla scia di questi successi, la Honda decide a metà degli anni 80, intorno al 1985, di sviluppare un progetto per una moto bicilindrica che possa fare un po' di tutto. Quindi nel 1987 poi esce la prima Honda Transalp, 600 cm cubici di cilindrata per circa 55 cavalli di potenza, più o meno come questa. È una moto che riscuote immediatamente un ottimo successo perché è la prima moto totale, un po' adatta a tutti. Ci puoi andare in off-road, ha un'ottima altezza, anche più alta di questa qui che è la 650 da terra. E la serie 600 CC viene prodotta fino agli anni 2000. Poi si passa alla 650 fino al 2008. E poi dal 2008 fino al 2012 producono la 700, che però ha un carattere completamente diverso, è più stradale, perde la ruota da 17 davanti, quindi una ruota più piccola, più stradale. E poi nel 2012, senza tante fanfare, il progetto Transalp viene completamente accantonato. Però ci sono dei rumors che sembra che Honda stia tirando fuori la nuova Transalp, non si sa se quest'anno, se l'anno prossimo. Ma ci sono questi rumors perché ha registrato di nuovo il marchio Transalp per altri anni, quindi vuol dire che stanno lavorando a un nuovo modello. La produzione di questo modello di Honda, la 600cc, rimane in Giappone fino al 1995, quindi dall'87 al 1995 tutte le Transalp 600 sono state prodotte in Giappone. Dopodiché la produzione si sposta in Italia e vengono introdotti delle piccole migliorie fino al 2000 per la 600cc, perché all'inizio quella del 1987 aveva solo un freno a disco davanti e dietro aveva un freno a tamburo. Fino al 2000, poi con gli ultimi 2-3 anni specialmente, vengono introdotti il freno a disco anche dietro e due freni a disco davanti. La 650 invece di serie ha già tutti i freni a disco, due davanti e uno dietro. Chiaramente questo va a migliorare la frenata perché era un po' il punto debole della Transalp del 1987, ma parliamo di anni in cui il concetto di frenata era sostanzialmente diverso da quello che noi abbiamo oggi. Allora, parliamo di alcune caratteristiche che ha questa moto. Innanzitutto ha uno scarico molto alto nel caso uno si dovesse trovare ad attraversare un fiume o un guado, quindi l'acqua, essendo uno scarico così alto, difficilmente entra qui, il livello dell'acqua deve essere veramente alto. Il filtro dell'aria è posizionato abbastanza alto, qui sotto il serbatoio più o meno a questa altezza, e anche questo appunto protegge dal fatto che l'aria possa entrare nel l'acqua possa entrare nel motore. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo delle pedaline artigliate, queste non sono di serie, mentre sulla 600 sono artigliate con della gomma sopra, quindi può essere rimossa la gomma e utilizzate le pedaline artigliate. Nella 650, che è più stradale, hanno messo direttamente delle cose di gomma, io le ho cambiate e ho utilizzato quelle di un KTM e le ho messe artigliate in modo che così hanno più presa nel off-road. Poi per quanto riguarda la posizione in sella, io sono alto 1,82 e tocco per bene sulla sella. La comodità è che questo modello, il 650, protegge leggermente di più rispetto al 600, le gambe entrano molto bene
all'interno del serbatoio, quindi si possono fare distanze autostradali anche importanti. C'è una posizione anche molto comoda per il passeggero, qui si sta veramente veramente comodi, anzi la sella del passeggero in larghezza è anche più ampia di quella del pilota, quindi si sta veramente veramente comodi qui dietro, le gambe si stendono completamente, non abbiamo le ginocchia in bocca, quindi si sta veramente veramente comodi. Poi ho aggiunto, naturalmente qui non è di serie, un paramani che protegga anche le leve del freno e della frizione in caso di caduta. Quello originale è molto più grande, il paramani è anche più ampio qui, però non protegge le leve, chiaramente richiama un po' anche lo stile dakariano. L'Honda Africa Twin RD03 nemmeno lei aveva il paraleve. Il Transalp, che praticamente è la madre dell'Africa Twin, perché il motore a V bicilindrico è praticamente lo stesso, il RD03 Africa Twin ha solo qualche cavallo in più rispetto al 600, ma il motore è praticamente uguale. Poi un'altra caratteristica della Transalp è il paramotore, io l'ho messo in alluminio, quello naturale, quello normale con cui esce di fabbrica, sia per il 600 che per il 650 che per il 700, è in plastica dura, è una plastica molto spessa, resiste bene agli urti, però io per il costo abbastanza irrisorio rispetto alle componentistiche che si possono rompere se viene preso da un sasso, ho preferito mettere un paramotore in alluminio. C'è da dire che l'Africa Twin, la RD03 appunto, che è un po' la sorella maggiore del Transalp, usciva col paramotore in alluminio già di serie. Il raffreddamento della moto è a liquido e devo dire che il sistema di raffreddamento è estremamente efficiente. Io non ho mai visto, anche in mezzo al traffico, la lancetta della temperatura andare oltre la metà. Ci sono storie di gente che ha lasciato il livello del liquido veramente al minimo e non si sono mai bruciate le guarnizioni della testata, quindi un sistema veramente efficiente di raffreddamento del motore. Il Transalp non era mai stato e non è mai stato una moto top di gamma come l'Africa Twin, infatti all'epoca il prezzo del Transalp era quasi la metà dell'Africa Twin. Il motore tuttavia è a prova di bomba, conosco personalmente persone che hanno più di 250.000 km fatte col Transalp, non hanno mai aperto il motore, chiaramente manutenzione ordinaria ma nessun problema grave, non sono mai stati lasciati a piedi. È così affidabile ed era così affidabile il motore del Transalp che era stata scelta, almeno il modello 600, come la moto di elezione della polizia britannica, greca e olandese. Avevano quelle in dotazione la polizia. Quadro strumenti, molto semplice, molto basico, conta chilometri, conta giri, 4 spie dell'olio, della folle, della chiave e delle luci alte, naturalmente delle frecce. Poi c'è l'indicatore della benzina che c'è sul 650 ma non c'è sul 600, il 600 ha semplicemente la levetta della riserva. Poco affidabile l'indicatore della benzina, nel senso che non si riesce bene a capire quanta benzina è rimasta. Indicativamente quando è sul rosso sono rimasti 60 km, ma dalla mia esperienza ne sono rimasti molto di più, perché a volte è sul rosso fisso e hai ancora 100 km di autonomia. Questa cosa mette un po' ansia, vedere l'indicatore sempre sul rosso e sapere che hai ancora 100 km. Quindi io ogni volta che faccio il pieno azzero il parziale e so che ho circa 300 km di autonomia, 310, 320, 290 a seconda dell'andatura. E poi naturalmente l'indicatore della temperatura, che come vi ho detto non supera mai la metà. La differenza rispetto al modello 600 è questo, ha l'immobilizer, l'HISS, quindi ha un chip dentro la chiave. Se il chip non viene replicato per questo punto specifico modello di moto, la moto non si accende, mentre per il 600 no, è una semplice chiave, basta fare la coppia in ferramenta. È un vantaggio perché se perdete la chiave con 3 euro la rifate, e queste qua invece ci vogliono 50 euro.
Questo comando qui che io invece ho montato sulla moto sono le manopole riscaldate, perché io utilizzo la moto tutto l'anno, quindi mi sono molto comode poter scegliere il livello di potenza del riscaldamento, e le utilizzo anche d'estate sui passi, a volte fa freddo, quindi ho montato le manopole riscaldate, che chiaramente il Transalp non ha di serie. Naturalmente con questo nome Transalp era una moto più indirizzata verso il mercato europeo, infatti vendete pochissimo in America, perché all'epoca in America non c'era ancora la mentalità per vedere una moto tuttofare. C'erano moto stradali come le Harley, oppure moto da corsa, da velocità, quindi una moto da relax, una moto da corsa, una moto che facesse un po' tutto, non c'era questa mentalità. E il nome Transalp deriva proprio da questo, dall'attraversamento delle Alpi. Era una moto fatta per Wolfgang nella Foresta Nera, che vuole farsi un giro, oppure per Pierre, l'architetto, che vuole visitare la Francia nei weekend. E appunto per enfatizzare questo nome Transalp, all'uscita nel 1987 la Honda Francia organizzò un vero e proprio rally. Partirono da Vienna e arrivarono in tappe di più giorni a Nizza, e vennero coinvolte circa 300 Transalp. Ai possessori venne mandata una lettera chiedendo se volevano partecipare. Ci furono delle moto che aprivano il percorso e vedere se c'erano dei problemi, degli impedimenti. C'erano dei meccanici al seguito che, leggendo, dice, non siano mai stati utilizzati. E poi quando arrivarono a Nizza, arrivarono al mare, fecero una grandissima festa in stile Honda, appunto per enfatizzare questo. Lo scopo era di partire dalla Francia, dalla Germania, dei paesi, insomma, d'Oltralpe, attraversare le Alpi e venire a godersi il mare in Francia, in Spagna o in Italia. Lo stesso nome, Rally Touring, fu un'idea del reparto marketing della Honda per spiegare un po' cosa serviva questa moto. Potevi fare dei rally, potevi fare anche touring, perché appunto una moto che potesse fare tutto era ancora un po' avanti sull'idea per il mercato, e quindi decisero appunto di scrivere Rally Touring, un po' tutto fare, puoi far rally, puoi far touring. La Transalp fu un enorme successo commerciale. Per metterla in prospettiva, nel 1994 la Triumph vendette circa 10.000 moto in tutto il mondo. Nei primi sei mesi del 1987, quando la Transalp uscì, vendette 10.000 moto. Quindi una cosa pazzesca. All'inizio degli anni 90 ancora vendeva 7.000 moto all'anno del Transalp soltanto la Honda. Alla metà degli anni 90 c'erano più di 60.000 moto che giravano in tutta Europa del modello Honda Transalp. Quindi erano letteralmente ovunque. Ok, ma cosa si può fare con questa moto? Io vi parlo della mia esperienza personale. Io ci ho guidato in sella per più di 15 ore senza nessun problema alle braccia, alla schiena, alle gambe. Chiaro, dopo un po' ti si informicolano le gambe, ma quello è dovuto appunto alla posizione seduta, ma sono stato comodissimo. Ci ho fatto fuori strada alla Mille Sassi, al Queen Trophy. Chiaramente avevo delle gomme sbagliate, quindi non è stato utilizzato al massimo, sia per le gomme sbagliate sia per le mie capacità off-road, ma c'è gente che ci fa veramente di tutto. Molti pezzi sono compatibili con l'Africa Twin, quindi c'è gente che gli cambia il serbatoio, mette quello dell'Africa Twin, cambia le forcelle, mette quelle dell'Africa Twin che hanno una sospensione maggiore, quindi può essere modificata a piacimento. Invece cosa ci hanno fatto le persone con l'Honda Transalp? Beh, primo tra tutti in Italia abbiamo Jonathan Encini, un ragazzo che ha comprato quando aveva intorno ai 20 anni una Transalp 600 nel 1987, poi è partito per un giro del mondo lungo 8 anni. Poi abbiamo Matteo Nanni, che con la Transalp 650 è partito dall'Italia, ha raggiunto l'Australia, e da quello che ho capito la moto è ancora là, perché poi è stato colto dalla pandemia, quindi ha attraversato letteralmente anche lui mezzo mondo. E poi abbiamo a livello mondiale Nico Ride Me Fai, lo trovate su YouTube, un ragazzo spagnolo che sta girando l'Africa da 7 anni con una Transalp 650 in qualsiasi condizione di tempo, terreno, pezzi di ricambio,
Quindi la moto è veramente affidabilissima. Lui è caduto letteralmente centinaia di volte e la moto va ancora perfettamente. Quindi, ragazzi, se volete una moto affidabile e indistruttibile, pagar poco per avvicinarvi al mondo delle moto e della moto avventura, comprate un Transalp, metteteci sopra delle sacche, delle borse e partite, non aspettate altro. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia introdotto un po' il mondo dell'adventure bike, di capire un po' i budget, cosa è possibile, quali moto servono e che è possibile fare molto anche con una moto che costa poco. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete delle storie che avete vissuto con le vostre Transalp, con qualche altro modello di moto vecchia ma che vi ha dato enormi soddisfazioni, quali chilometraggio avete fatto, sono veramente curioso di saperlo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti, dare un'occhiata agli altri video per le altre avventure e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!